cresce il numero di persone che soffrono di disturbi alimentari e questo è uno degli effetti collaterali più preoccupanti della pandemia, riconducibili più in generale all'incremento dei disturbi legati alla salute mentale. Impossibile avere dei dati precisi perché, come un fiume carsico, le patologie di questo genere, le più note sono l'anoressia e la bulimia, sono intercettate e curate solo in parte. In molti casi, infatti, per i pazienti e le loro famiglie, approdare ad un luogo di cura non è semplice né scontato. Scarsa consapevolezza della malattia sino alla negazione della stessa, forte disagio mentale, timore dello stigma, allontanano i pazienti dalle cure necessarie. Per facilitare l'inserimento all'interno di un percorso di cura, l'ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena ha deciso di mettere a disposizione per l'intero mese di marzo almeno 30 visite gratuite rivolte a pazienti affetti da disturbi alimentari. Abbiamo deciso di aderire al fiocchetto Lilla, che è la ricorrenza del 15 marzo di sensibilizzazione sui problemi alimentari, ricorrenza che è legata alla morte di una ragazza e il cui papà Stefano Tavilla ha deciso di ricordare questo tragico evento, ecco, cercando di lavorare per sensibilizzare la comunità civile, le istituzioni, i servizi su questo tema così diffuso e così grave. Noi daremo un contributo offrendo in tutto il mese di marzo una serie di colloqui, una trentina di colloqui a titolo gratuito a scopo informativo. E anzi approfitto per ringraziare la Casa di Cura Fogliani che ha dato questa disponibilità. Ripeto, saranno incontri gratuiti per aderire ai quali occorre telefonare alla Casa di Cura Fogliani, al numero previsto per questo. È un servizio che offriamo, lo offre la nostra equipe e ci tengo a ringraziare anche le colleghe, la dottoressa Elisa Valdastri, che è la psicologa, la dottoressa Federica Cellario, la dietista, insieme con il sottoscritto, io sono medico, porto il contributo di tipo alimentare, metabolico e psicoterapico, ecco, insieme con loro abbiamo costituito questa equipe multidisciplinare e quindi in quanto tali accoglieremo le persone per dare informazioni. Le persone hanno soprattutto bisogno di informazioni perché spesso i genitori, i pazienti stessi sono confusi rispetto a questo problema. Per cui noi accoglieremo chi vorrà venire, soprattutto genitori, amici, pazienti, e cercheremo di condividere informazioni sulla malattia, sugli aspetti propri della malattia, ma anche sui percorsi terapeutici, per dare un messaggio di speranza concreta, perché di questa malattia che è così grave si può guarire se la malattia viene curata in maniera appropriata e tempestiva. Questo è un impegno degli ambulatori della rete nazionale dell'AIDAP, che è la società scientifica per la prevenzione e studio dei disturbi alimentari e obesità, e a cui aderiscono questi ambulatori in cui viene offerta una terapia ambulatoriale strutturata. Tutta la comunità, diciamo, scientifica che si dedica alla prevenzione e terapia dei disturbi alimentari percepisce, ci sono alcune prime rilevazioni puntuali, un aumento del 30% dell'incidenza del problema alimentare. È un problema, come è stato accennato, complesso, psicologico, sociale, con effetti comportamentali, con effetti fisici, il tutto molto intricato fra il disturbo e i fattori di mantenimento, e quindi questa complessità senz'altro rende fragili le persone, rese fragili anche dal Covid.